Benvenuti a tutti a questo incontro per il 38esimo Torino Film Festival. Presentiamo L'Anfora di Clio, un film prodotto dalla Fondazione CRT con la Fondazione Accademia Perosi, con la partecipazione dell'Orchestra Talenti Musicali della Fondazione CRT. Il film sarà disponibile sulla piattaforma MyMovies a partire dalle 14 di martedì 24 novembre per 48 ore. Per farvi conoscere qualcosa in più del film, abbiamo invitato i suoi protagonisti dal lato produttivo creativo e dal lato attoriale. Do a tutti il benvenuto e li ringrazio molto di aver voluto partecipare a questa presentazione di un film che a noi è piaciuto molto e ci teniamo a far conoscere meglio. Saluto innanzitutto Massimo Lapucci, segretario generale della Fondazione CRT, al quale Buonasera. chiedo, buonasera, grazie, al quale chiedo di introdurre il progetto da cui nasce questo film. Sì, grazie. Allora, il film L'Anfora di Clio fa parte del progetto di Diderot, che è un progetto, direi, di lunga tradizione della Fondazione CRT. È un progetto didattico a partecipazione gratuita per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Piemonte e Valle d'Aosta, che poi è il nostro territorio di riferimento. Si rivolge quindi a ragazzi e ragazze dai 6 ai 19 anni. Gli studenti che partecipano al Diderot hanno ogni anno l'opportunità di partecipare a una formazione, direi stimolante, ma soprattutto innovativa. Le linee didattiche sono attualmente 16, per darvi un'idea. Abbiamo abbinato all'inglese l'arte contemporanea, la matematica insegnata con la metodologia di Singapore, la grammatica cosiddetta fantastica, l'astronomia, psicologia, neuroscienze, videogiochi etici, quindi un programma veramente vasto. La particolarità, direi, del Diderot sta proprio in questo, che pur essendo un progetto tradizionale, ogni anno si rinnova perché le linee che lo compongono si rinnovano e cercano sempre anche di adattarsi a quello che è l'esigenza, ma direi anche la richiesta formativa delle scuole e dei ragazzi del momento. Capite bene che in un momento davvero storico come questo, essere flessibili, essere adattivi è naturalmente la chiave principale del progetto Diderot. Quest'anno, c'è stata un'evoluzione, certamente direi spintanea, legata proprio alla trasformazione verso, la DAD, la didattica online. E proprio questa sua longevità e questa sua vitalità è stata anche manifestata dal progetto Diderot anche quest'anno. In 15 anni abbiamo coinvolto oltre 1 milione di studenti, quasi un abitante su quattro, del nord-ovest, del Piemonte, della Valle d'Aosta. E pensate che quest'anno, nonostante il momento complesso, le scuole vivono certamente un momento non ordinario, anche un po' confuso, se non altro per il quadro nel quale si trovano ad agire, abbiamo avuto per l'edizione 2021 quasi 100.000 iscrizioni sulle varie linee, comunque in linea con gli altri anni. Per Fondazione questo rappresenta soprattutto un progetto sul capitale umano. Il ruolo della filantropia istituzionale è quello di agire nelle varie linee, in particolare per l'arte e la cultura, proprio puntando alle persone, alla loro formazione, alla loro capacità anche di potersi realizzare con strumenti nuovi. E come accennavo poco fa, nell'ambito della linea musicale del Diderot, dedicata all'Opera Show, quest'anno abbiamo promosso con l'Accademia Perosi l'Anfora di Clio, che poi è un capitolo finale di una trilogia che chi mi seguirà spiegherà in maniera migliore di me, ma è, voglio sottolinearlo, un progetto innovativo, ideato, scritto, diretto da Mario Acampa. E questo progetto vuole avvicinare innanzitutto i giovani alla lirica. Siamo nati da questa esigenza. La lirica, noi come fondazione la seguiamo anche attraverso il Teatro Regio, siamo soci, siamo anche funder del teatro, ma certamente l'esigenza di tenere viva questa forma artistica importante di tradizione per il nostro paese con forme nuove è una cosa che abbiamo sentito nostra e che volevamo in particolare alle OGR e abbiamo voluto realizzare.
Ora, unire a questi elementi anche messaggi come il cyberbullismo, le fake news, come appunto accade quest'anno, sono messaggi di grande attualità, soprattutto per le generazioni vere native digitali alle quali il progetto si rivolge. Gli anni scorsi, voglio ricordarlo, gli studenti della linea Opera Show sono stati oltre 22.000 tra elementari e medie e hanno sempre avuto la possibilità al termine delle attività laboratoriali di assistere alla rappresentazione proprio alle OGR di Torino, le OGR che, ricordo, sono state ristrutturate e restituite al territorio e al paese circa 3 anni fa. Quest'anno ovviamente c'è stata, direi, una fase innovativa nell'innovazione, non potendo rappresentare dal vivo l'Opera Show con la presenza degli studenti, a causa ovviamente dell'emergenza che stiamo vivendo, l'Anfora di Clio si è ulteriormente trasformata e si è inventata in una versione cinematografica, questo naturalmente grazie anche al e soprattutto all'autore, al regista, alla Fondazione Perosi. Il film è girato interamente alle OGR dopo il primo lockdown ed è un primo esperimento quindi di opera movie show digitale che mescola l'arte, la tecnologia, la creatività e l'innovazione. Con noi, oltre a quelli che ho citato, ovviamente oltre l'Accademia Perosi, oltre il regista che ringrazio, la compagnia Egri Biancodanza che è un'altra eccellenza del territorio e poi l'orchestra dei talenti musicali della fondazione CRT. E naturalmente siamo particolarmente fieri e orgogliosi che questo movie sia stato poi scelto dal Torino Film Festival. Io ricordo solo che dopo la trasmissione al TFF l'Anfora di Clio sarà messa a disposizione delle scuole aderenti al progetto di Diderot e non solo. Prima di lasciare voglio ringraziare veramente tutti gli attori, gli artisti, i ballerini bravissimi che hanno reso possibile tutto questo, oltre naturalmente a quelli che ho citato, e li voglio ringraziare perché attraverso questa iniziativa abbiamo anche dimostrato che in un momento emergenziale così particolare comunque l'arte e la cultura possono agire, possono lavorare. L'arte e la cultura sono anche un settore particolare dell'economia che noi come fondazione vogliamo sostenere e rendere attivo e permettere di lavorare anche in questi momenti. Grazie. Grazie mille. Davvero un film del genere è anche un segno di speranza, di visione e la voglia di fare nonostante l'emergenza è evidente nella visione del film. Spero che gli spettatori lo possano apprezzare questa energia che emerge da tutti i partecipanti, una voglia di comunicare nonostante una contingenza così difficile, nonostante un contesto così complicato. E dopo ne parleremo perché mi interessa particolarmente anche il ruolo della location, il modo in cui le OGR sono state usate per ospitare e dare spazio e respiro a questa energia. Chiedo un intervento a Stefano Giacomelli, direttore dell'Accademia Perosi, per il suo punto di vista. Buongiorno a tutti. Forse conviene spiegare che cosa fa l'Accademia Perosi e perché l'Accademia Perosi. L'Accademia Perosi è un'accademia di alta formazione artistica nata nel 1984 che si dedica all'eccellenza e al talento dei musicisti classici provenienti un po' da ogni parte del mondo. Noi abbiamo riunito i migliori docenti disponibili provenienti dalle diverse università da ogni parte del mondo, da New York piuttosto che da Berlino, da Monaco di Baviera, dal Conservatorio di Parigi, da Ginevra. Gli studenti vengono da noi e dopo il diploma di conservatorio si perfezionano. Questo per dire che ci occupiamo di musica classica nel senso più tradizionale del termine. Ecco, invece la nostra mission è quella di diffondere la musica classica fra i giovani anche. E per questo
in questo caso l'anfora di Clio, ma comunque il progetto di De Rohe, sono l'ambiente naturale in cui si possono fare queste cose, perché possiamo fare sperimentazione, perché possiamo parlare con un linguaggio diverso e rivolgerci direttamente ai giovani. E devo dire che grazie a un'intesa perfetta dal punto di vista artistico, oltre che poi per l'amicizia che è nata in questi anni ed è cresciuta in questi anni con Mario Acampa, viene molto semplice, perché riusciamo ad incontrare i linguaggi dei ragazzi, e lui ha veramente un sesto senso, ha una capacità di dialogare e di far arrivare certi messaggi ai giovani che veramente, per chi si occupa di musica classica come noi, a noi facciamo veramente un po' di fatica, perché se parliamo di Mozart e di Bach, poi alla fine andiamo a parlare di una serie di cose che possono annoiare immediatamente i ragazzini. E invece noi li dobbiamo appassionare. Ecco, quindi per l'Accademia il fatto di poter avere questo contenitore all'interno del quale possiamo mettere il rap piuttosto che il tip-tap, piuttosto che delle frasi slengate o cose che permettono ai ragazzi di capire subito che cosa si fa e di rimanere incollati fino all'anno scorso davanti al palcoscenico e guardare per un'ora incantati tutto quello che succede. Per noi questo è il modo giusto per far conoscere la musica classica. Questo vuol dire che possiamo fare in modo che i ragazzi si avvicinino poco per volta senza l'idea che ci siano delle musiche diverse. No, dipende da a che livello fai la musica. Se tu la sera prima, in qualche vecchio di De Rohe con Mario, dunque intanto per allacciarmi a quanto diceva il dottor Lapucci, in questi anni, da quando siamo entrati noi, abbiamo portato a teatro più di 100.000 ragazzi, 100-120.000 ragazzi, e questo dà l'idea di quanto funzioni questa formula. Cos'è che dicevo? Dicevo del linguaggio. Ecco, il fatto che per noi sia importante far capire che esiste la musica pop, esiste la musica jazz e anche quella classica. Dicevamo qualche anno fa, che è importante ai ragazzi, quando facciamo i laboratori, dire che potete mettervi jeans e andare allo stadio per ascoltare Madonna piuttosto che un artista rock o pop, e il giorno dopo potete entrare a teatro e divertirvi allo stesso modo, così come il giorno dopo ancora potete andare al cinema e godervi un bel film. Cioè sono tutte cose complementari, dovete averle, sono delle è una fortuna avere tutte queste cose. Ecco, questo è quello che noi abbiamo fatto. Ovviamente sotto questo c'è un grosso lavoro di organizzazione, c'è un'orchestra straordinaria, perché l'Orchestra dei Talenti Musicali è frutto di un altro bellissimo progetto di Fondazione CRT, che serve a dare delle borse di studio agli studenti del Piemonte e della Valle d'Aosta, i più meritevoli, cioè i migliori talenti che abbiamo in Piemonte, per poter frequentare delle accademie superiori. Ecco, noi li riportiamo a casa durante alcuni periodi dell'anno, uno di questi periodi è quello dell'Opera Show, e facciamo dei laboratori con loro, quindi studiano anche loro un po' da ogni parte, li riuniamo e li facciamo lavorare. Io non mi dilungherei più di tanto, vorrei semplicemente dire che anche all'interno di questo progetto, il più vecchio sono io, perché è tutto veramente fatto da giovani e giovanissimi. I direttori d'orchestra sono dei ragazzi molto giovani, gli attori sono dei ragazzi bellissimi e molto giovani, i ballerini, tutti quanti. L'idea è proprio quella di far lavorare i giovani per i giovani e i giovanissimi. Io, se può bastare, mi fermerei qui per non rubare tempo ad altri. Grazie. Grazie mille, passo la parola all'autore e regista dell'Anfora di Clio, chiedendogli appunto di questo contenitore. Io penso che il titolo non sia casuale. Dentro questa anfora, questa sorta di variazione del vaso di Pandora, ci sono tante cose. Ci sono i miti greci, c'è Puccini, c'è la danza, c'è un linguaggio capace di parlare a fasce d'età che sono molto difficili da raggiungere, da coinvolgere. I numeri che avete appena detto sono ancora più straordinari, secondo me,
perché si riferiscono appunto a una fascia di età che si definisce liquida non a caso, proprio perché non è facile intercettarne le preferenze, le passioni, anche perché sono estremamente mutevoli. Allora vorrei chiedere innanzitutto a Mario Acampa come ha fatto a tenere dentro quest'anfora tutti questi elementi. Devo dire che è una domanda che ogni tanto mi fanno anche gli amici dopo aver visto il film, cioè, ma cosa hai visto prima di scrivere questo film? Come ti è venuta l'idea? Allora, intanto grazie a tutti, grazie per le parole che avete speso, grazie anche a Stefano per l'amicizia che sa che è ricambiata. Io però volevo, scusate, permettetelo, ma fare un focus sulla mia camicia, ecco, come vedete, che voi penserete è fatta apposta per l'Anfora di Clio per questa intervista, la verità che no, perché sono negli studi Rai di Torino, dove faccio una trasmissione in diretta tutti i giorni, e questo era il mio look di oggi della diretta, e l'ho trovato veramente perfetto per questo film, quindi sono rimasto vestito così. Devo dire che prima Stefano raccontava del fatto di parlare ai ragazzi e alle ragazze in maniera diretta, in maniera, come dire, immediata. Ecco, forse insomma, è una cosa che mi viene, non so se è una cosa positiva o meno, ma mi viene semplice più che altro per il semplice fatto che forse sono un bambino e continuo a coltivare il mio lato bambino, e il lavoro che faccio mi permette di continuare a fomentarlo sempre di più. Ecco, non so se sia un bene o un male, però quantomeno io la vedo come una grande fortuna del mio lavoro, sia da attore che da conduttore e autore per ragazzi nei programmi di Rai Ragazzi. Ma allora, l'operazione dell'Anfora di Clio è, come giustamente diceva il segretario, si inserisce all'interno di una trilogia. Come nasce tutto? Nasce da un semplice punto di partenza. Bisognava fare uno spettacolo e ci siamo detti: cosa facciamo, visto che dobbiamo parlare di opera? Vogliamo prendere un'opera e ridurla, come spesso succede negli spettacoli teatrali, e farne una versione per ragazzi? E a questo punto mi sono detto: ma perché? Cioè, i ragazzi, perché dobbiamo prendere una cosa e ridurla? L'opera è un'operazione meravigliosa, affascinante, io sono un grande appassionato e ci tengo molto anche alla sacralità dell'opera, quindi sono dell'idea che tagliarla e, come dire, andare a adattarla apposta per i ragazzi possa essere rischioso. Quindi mi sono detto: ma perché invece non fare una storia per i ragazzi e all'interno inserire la lirica? Così nasce l'Opera Show, che quindi è un contenitore dove c'è la musica dal vivo, dove c'è la recitazione, dove c'è l'opera lirica, le aree più belle del panorama internazionale, dove c'è la danza e dove ci sono le proiezioni, quindi le nuove tecnologie. L'Anfora di Clio alla fine arriva di una trilogia che è La Vestale di Licona, subito dopo seguita dalla Maschera di Erato, e questa trilogia, diciamo, che ha appassionato, quantomeno l'Opera Show ha appassionato i ragazzi, e di questo ne sono molto contento. Quindi ci siamo ritrovati a un certo punto a concludere questa trilogia con un'altra tematica importante, visto che l'anno prima avevamo parlato di bullismo. Ho pensato di parlare di cyberbullismo e di, come dire, delle problematiche, delle difficoltà che si hanno affrontando il tema di internet e delle insidie di internet. Quello che volevo fare è non demonizzare ovviamente la tematica, perché internet è uno strumento come un altro, sta a noi utilizzarlo. Quindi ho pensato di condensare tutto questo all'interno dell'Anfora di Clio, l'Anfora di Clio che contiene all'interno tutti i mali del web. Ora, cosa c'entra l'opera lirica con il cyberbullismo? C'entra tutto, perché l'opera lirica è immortale ed ha la fortuna di arrivare dritta, dritta al cuore di chi la ascolta, indipendentemente dal luogo e dal tempo in cui questo avviene. La potenza dell'opera lirica significa avere una colonna sonora che è adatta a qualunque condizione, perché se si riesce a prendere esattamente l'essenza, il bisogno umano di base che sta all'interno di un'opera di Puccini, di un'aria piuttosto che di un'aria di Verdi piuttosto che di Rossini, ecco che quello può diventare veicolo per arrivare al cuore di qualunque essere umano, secondo me, che abbia un minimo di sensibilità, e anche chi non ce l'ha, secondo me, aiuta a risvegliarla. Quindi diciamo che c'entra tutto, perché abbiamo dimostrato con l'Anfora di Clio che anche una tematica come il cyberbullismo, applicata poi a una storia d'amore, di amicizia, non soltanto, ma di rapporti in questa contemporaneità, no? Gestiti e spesso modificati anche, no? dalla tecnologia, perché ha cambiato gli assetti sociali anche nei rapporti sociali, appunto l'opera entra benissimo e riesce a comunicare esattamente con la stessa forza
diciamo, le emozioni. Quindi significa che l'opera, no, non è un paese per vecchi. L'opera è qualcosa che nasce per arrivare a un pubblico popolare da subito, senza filtri, e noi, io credo che nel nostro piccolo l'abbiamo dimostrato attraverso questo film. Infatti, guardandolo, mi è venuta in mente la famosa frase di Pavese, per cui un classico è un'opera che non ha mai finito di dire quello che ha di dire. Questa forma di opera show credo che dimostri esattamente questo. Oltre a restituire alle forme d'arte come il teatro, la danza, l'opera stessa, la loro dimensione originaria, che è una dimensione popolare, una dimensione per tante persone. Quindi questo tentativo riuscito di riportarla a tante persone per farne apprezzare le tante sfumature, credo che sia assolutamente apprezzabile. Oltre al fatto estetico, che ovviamente non è secondario, a maggior ragione trattandosi di un film. Com'è andato questo passaggio? Come si è prodotto, un po' costretto ovviamente, ma poi come si è realizzato? La vedi la faccia del produttore dopo questa domanda? La vedi la faccia di Stefano Giacomelli? Credo che non abbia dormito per un po' quando abbiamo fatto quella famosa telefonata. Caro Daniele, è successo questo, che noi siamo abituati a vedere dei protagonisti in scena e a un certo punto è arrivato una protagonista, è arrivato un protagonista che nessuno di noi voleva vedere, diciamo, alla ribalta, e purtroppo era il Covid. Noi abbiamo preparato lo spettacolo come ogni anno con tutte le forze, tutti puoi immaginare, vi potete immaginare tutte le persone che stanno dietro uno spettacolo come questo. Un'opera show significa mettere insieme un'orchestra intera, un corpo di ballo, tantissimi tecnici, lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, costumisti, truccatori, parrucchieri, fonici, di tutto, gli attori, i cantanti lirici, tutte queste persone erano state mobilitate per uno spettacolo teatrale per andare in scena a maggio, e a un certo punto ci siamo resi conto che questa cosa era impossibile. E ci siamo detti, le scelte erano due: o arrenderci al Covid e dire il Covid ci ferma e ci fermiamo e ci arrendiamo, oppure cerchiamo di reagire in qualche modo. Io devo dire che è successo un miracolo per quanto mi riguarda, perché abbiamo fatto un meeting con Fondazione CRT, con Accademia Perosi e con me, un meeting che ricorderò per sempre, in cui ci siamo detti trasformiamo tutto questo in un film. Perché volevamo esattamente dimostrare che il Covid non può sconfiggerci, non può distruggere la nostra umanità, non può distruggere il nostro lavoro, e ovviamente quello che può succedere è modificarlo, no? Quindi abbiamo pensato di trasformare lo spettacolo in un film, che non è una cosa facilissima, anzi non è per niente una cosa facile, come potete immaginare, come tu ben sai. E quindi c'è stato tutto un percorso di, intanto, di approvazione del progetto, di riscrittura totale, perché una storia raccontata a teatro non può essere la stessa che vai a raccontare al cinema, quindi abbiamo dovuto ristrutturare e riscrivere tutta la storia, e poi ovviamente aggiungere tutti gli elementi tecnici che servono per fare un film, ed è per questo che mi sono fatto affiancare da Riccardo Alessandri, che si è occupato di mettere insieme tutta la squadra tecnica, no? Di occuparsi della regia più tecnica, quindi di mettere sulla squadra proprio per fisicamente andare a fare le riprese. Lui dice sempre che io sono troppo americano, io ho studiato a Los Angeles, dice sempre tu sei americano, la fai facile, dici lanciamo questa cosa, poi tutti ti dobbiamo seguire, la dobbiamo fare. E devo dire che abbiamo fatto un'operazione invece tutti insieme molto americana, e di questo sono molto orgoglioso, perché abbiamo lanciato tutti quanti il cuore oltre l'ostacolo e ce l'abbiamo fatta, abbiamo trasformato questo prodotto in un prodotto cinematografico. E ti devo dire la verità, considerando la tematica del cyberbullismo, quindi parlando di tecnologie e di internet, è un ambiente che ci ha permesso di aggiungere moltissime cose allo spettacolo che non sarebbero state possibili in teatro, no? Quindi gli effetti speciali, dissolvenze, le magie, no? Che il cinema ci regala, siamo riusciti a sfruttarle. Quindi diciamo che abbiamo fatto una pernacchietta a questo virus, lo possiamo dire, visto che ci ha fatto soffrire, ci fa soffrire così tanto, siamo riusciti, diciamo, a prendere quantomeno il meglio da questa situazione e soprattutto far lavorare tutti quanti i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo che erano state previste. Quindi tutti quelli che dovevano lavorare per lo spettacolo hanno lavorato per il film allo stesso identico modo. Questo credo che sia una bellissima soddisfazione per tutti. Tecnicamente parlando, abbiamo dovuto fare una riscrittura e scegliere anche una location che non fosse il teatro,
dopo ci siamo per tanto tempo, dove lo facciamo? Lo facciamo in studio, facciamo un documentario, dove lo giriamo? Dopodiché ci siamo detti, servirebbe un tempio della tecnologia a dei giorni nostri. Ma dove lo troviamo un tempio della tecnologia? Ci siamo guardati in faccia, ci siamo detti, questo è OGR, che è un, effettivamente anche strutturalmente, lo si vede, è un tempio, quindi diciamo la cornice perfetta. Infatti è una location perfetta per il film, e aggiungo, diciamo, alle riflessioni precedenti anche i complimenti per il modo in cui l'avete usata, la location, che non è banale, avete dato il senso dello spazio, il senso dell'altezza, e il film respira, ha una ampiezza straordinaria che aumenta col passare dei minuti e con l'aggiungersi dei vari personaggi. Immagino che il cambio di linguaggio non sia stato semplice, anzi che sia stato molto impegnativo, ma credo che fosse già fondamentale raccogliere la sfida, cosa che evidentemente avete fatto con molta passione. E passerei la parola, rispetto al nostro titolo L'Anfora di Clio, all'attrice che ha incarnato questa Clio, questo personaggio molto ambiguo, perché nella sua etimologia Clio è esattamente la musa della fama, che di questi tempi, e parlando di internet, parlando di assistenza digitale, è quanto mai attuale. Come l'hai letto prima questo personaggio e quindi approcciato nell'interpretazione? Allora, io innanzitutto sono grata di aver rappresentato, ecco, Clio, perché in qualche modo è affine un po' a quello che è il mio percorso. Ora, io non sono Clio chiaramente, e sono buonissima, anche se in realtà Clio sembra cattiva, ma non è cattiva, è una figura un po' d'allerta, ecco. Io lavoro tantissimo con i social network, non sono nativa digitale, quindi è un qualcosa che anche per me è novità. Diciamo che i ragazzi che nascono oggi si troveranno in mano una situazione molto diversa, e probabilmente affronteranno in modo diverso anche i pericoli del web. Per noi che insomma stiamo crescendo con, è comunque un mondo rischioso, ha un proprio linguaggio. Se qualcuno non è preparato, se qualcuno non è prevenuto in tanti casi, può essere veramente pericoloso. Io lavoro con i social network, comunque sono anche un influencer, diciamo, e questo mio, come dire, lavoro, che poi è una professione che tutti quanti oggi villantano, cioè in realtà io credo sia necessario sempre utilizzare il web per dare i messaggi giusti. Io non so se influenzo qualcuno, anche perché bisogna stare attenti a parlare di influenza in questo periodo, però spero sempre di farlo nel modo positivo. Questo perché ovviamente dall'altra parte c'è un utente che è, tra virgolette, la persona nel pericolo, no? Di poter incappare in informazioni sbagliate, in immagini sbagliate. Ci sono tante malattie, non soltanto fisiche, reali, ma anche psicologiche, che sono forse ancora più reali di quelle che possiamo vedere, che derivano proprio dal web. Quindi in realtà l'attenzione vuole essere proprio su l'opportunità e il rischio che è questo strumento eccezionale, in realtà. Ho detto un sacco di volte in realtà, ma perché in realtà è molto più reale della realtà tante volte. Detto ciò, è stata, come ripeto, una grande fortuna per me in quel momento, perché in realtà mi ha portata a riflettere, ecco. È stato bello, e è stato per me anche una novità. E poter comunicare comunque a un popolo di ragazzi, però parlando anche di insomma cose veramente all'ordine del giorno, cioè sollevare e porre in attenzione determinate tematiche. Insomma, io mi sono affezionata a Clio, quindi lo vedo un personaggio positivo, tutto sommato. Non è così cattiva. No. Io non sono cattiva. È che la scrivono così. La scrivono così. Esatto. No. C'è anche un altro aspetto che volevo sottolineare della tua interpretazione, perché rispetto agli altri attori, tu non avevi la possibilità di interagire, quindi avevi uno spazio solo tuo.
E quindi lo chiedo anche a Mario, come l'avete impostata questa cosa? Ah, ma allora, guarda, prendo la parola per... Noi abbiamo deciso di mettere Clio in green screen, perché insomma Clio è insomma, il contenuto di quest'anfora magica, incredibile, da cui escono fuori i mali del web. E lei è un assistente virtuale, quindi quello che era necessario ricreare proprio questo aspetto virtuale. Abbiamo utilizzato ovviamente semplicemente il green screen e devo dire che è stato molto divertente, perché lei non aveva le reazioni diciamo che di solito si hanno durante una scena normale sul set, quindi avevamo qualcuno che gli dava le battute dall'altra parte, c'è io che quando si gira sono un regista cattivissimo e lei lo sa, no, sono piuttosto esigente, però devo dire che nel suo caso è stato meraviglioso, perché quello che rappresenta Clio e poi in realtà un po' la voce della nostra coscienza è un po' questo personaggio che ci mette di fronte alle nostre debolezze, che ci mette di fronte ai nostri istinti, ai nostri desideri, e ti dice: lo vuoi realizzare? A che costo? E quello che ti chiede dall'altra parte è semplicemente i tuoi dati, che è una cosa che noi cediamo molto facilmente in questo momento, anche solo per connetterci. Cioè, mi ha chiesto il sistema 8 volte: vuoi condividere i tuoi dati? Ok, perché ho l'intervista con Daniele e con gli altri. Ora, ti voglio bene e voglio bene a tutti quanti, ma i dati che effettivamente abbiamo ceduto in questo momento per poter parlare insieme, ecco, su questo dovremmo farci tantissime domande, no? Ecco, quello che succede poi adesso in questo caso, stiamo facendo una videoconferenza, ma spesso questi dati vengono messi in condivisione anche in piattaforme, anche in situazioni assolutamente non sicure. E soprattutto dall'altra parte avevo la certezza che ci fossi tu in questo momento e tutti voi che siete persone meravigliose, ma non è sempre questo il caso purtroppo, no? Quindi Clio è un po' la voce della coscienza, e questa coscienza abbiamo deciso di inserirla in questo mondo virtuale che in realtà rappresenta in ogni situazione esattamente la proiezione dei nostri desideri. Poi che sia davvero lei la cattiva che prende i nostri dati per farci qualcosa, o noi che cediamo i nostri dati senza troppa attenzione, questo lo lasciamo, diciamo, allo spettatore. Per me è molto difficile anche comunicare, raccontare uno spettacolo o un film, perché di solito lascio sempre che gli spettatori lo facciano, ma in questo caso credo che sia importante dare un po' di strumenti, perché è un film documentario molto particolare che, come dicevi anche tu, mette insieme anche la mitologia, i miti moderni direi, perché insomma raccontiamo storie non raccontate, sebbene con la struttura narrativa di un mito ci mettiamo insieme anche l'opera lirica, ci sono tanti elementi, quindi credo sia bene raccontarlo. Però Clio forse rappresenta un po' il mondo di tutti noi. Certo, è un personaggio di sintesi Clio, io trovo, e mi interessa per questa chiacchierata peraltro non raccontare il film, perché credo che lo sminuirebbe, ma semplicemente suscitare delle curiosità, perché ognuno vada a trovare qualcosa di sé dentro questo film. Mi rifaccio all'anfora come contenitore, perché trovo che sia assolutamente tematico il titolo, e quindi credo che ognuno troverà degli spunti anche diversi da quelli che noi stiamo dando adesso, ed è sicuramente l'elemento più interessante del film, continuare a far riflettere su tutti i personaggi che vi agiscono. E a proposito di personaggi, passiamo ai due, come li vogliamo chiamare, antagonisti. Non voglio svelare niente del film, e quindi vi lascio solo con questo termine sospeso, ma coinvolgo Miriam e Matteo, ovvero Thalia e Polly, chiedendo innanzitutto a Miriam come hai voluto interpretare il tuo personaggio, che è anche un personaggio così, così altisonante, la musa della commedia. Come l'hai approcciato? Aspettati, ecco, vai. Tra l'altro, vedi, è così simpatica che non si fa neanche sentire, ecco, figurati la musa della commedia. Aspetta che però adesso non ti sentiamo, però non ho capito perché.
Scusa, un attimo, Miriam, ci arriviamo a No, capire ma come tranquillo, mai. Daniele, tanto lei è simpaticissima quando non parla, quindi. No, non mi fa, il sistema non mi permette di togliere il muto. Prova a farlo tu. Prova a Sì. farlo tu. Perfetto. Eccoti. Ok, ma non voleva farmi parlare. Allora, buonasera. Talia è un personaggio a cui io sono molto legata perché ho avuto il piacere e l'onore già di interpretarlo l'anno scorso. È un personaggio molto simpatico e anche molto coraggioso. Se posso fare un piccolo passo indietro, spiego un attimo chi è. Lei si presenta nel capitolo precedente a un casting per diventare la nuova vestale di Elicona, ma non ha assolutamente i requisiti per diventare la vestale, però lei ci prova lo stesso a far arrivare tutte le divinità. E dice: io voglio diventare una vestale, anche se non sono mezza dea, fatemi provare. Le divinità la mettono alla prova. Lei vince questa prova e diventa vestale, non solo, anche musa della commedia. Quindi un personaggio molto coraggioso. In questo capitolo la vediamo un po' più, come posso dire, un po' più spenta, un po' più responsabile, secondo me, rispetto al capitolo precedente. Perché appunto adesso è vestale, si occupa di gestire il tempio, le muse, e quindi mette un po' da parte quelli che sono i suoi sogni da musa della commedia per dedicarsi totalmente a queste divinità, quindi un po' più scontrosa rispetto all'anno scorso. Arriverà Polly a un certo punto, sì, questo ragazzo così simpatico e pieno di vita, che però lei non sopporta perché lei è così concentrata, così stressata, così presa dalle sue cose che lo tratta un po' male, mettiamola così. E lo vede un po' come un impiccio, un po' come una perdita di tempo. Però, se posso dire questa piccola cosa senza svelare molto, Polly sarà la chiave, secondo noi, per Thalia, perché lei è sì tutta dura, questa corazza. Che nasconde le sue fragilità, e il suo grande ostacolo è sicuramente se stessa. E grazie a Polly, diciamo che riesce a sciogliersi, riesce a ritrovarsi e riesce ad avere di nuovo quel coraggio di chiedere aiuto, perché non so, No spoiler. no spoiler, però io mi trovo molto affine a Thalia, un po' come carattere, ecco, e quindi il fatto di mostrare le proprie debolezze è giusto e si deve fare e passa, se no poi dico troppe cose e Mario mi uccide. Sentiamo il parere di Polly. Anche tu, Matteo, perfetto. Che hai dato al tuo personaggio una grande vitalità, una grande energia Sì. fin dall'inizio a questo strano corriere di un'azienda che non svegliamo e che gli spettatori scopriranno Non diciamo niente. vedendo il film. Un'azienda che risuonerà sicuramente nelle loro menti. Perché hai voluto fin dall'inizio rendere così vivace, così vivo questo personaggio? Allora, secondo me è perché, cioè, mi è venuta fuori questa cosa semplicemente perché io sono così. Nel senso, io mi rivedo molto nel personaggio di Polly, nel senso che è un personaggio che ha dei grandissimi sogni. Purtroppo si scoprirà, è un incipit minuscolo, ma non realizzati. Non realizzati. Mario Acampa mi sta minacciando già col fucile spianato, ma non vado oltre a questa cosa. E si trova di fronte a delle persone che ammira estremamente, quindi non può far altro che reagire con un entusiasmo totalmente sopra le righe. È come di base reagirei io in determinate situazioni. Io, se dovessi trovarmi di fronte a una persona che ha seguito una carriera che magari io non ho mai potuto seguire, che ha raggiunto degli obiettivi che io vorrei raggiungere. E una persona a cui io magari vorrei anche assomigliare, perché il punto è anche quello, non riuscirei a reagire senza tutto quell'entusiasmo. Credo che il motivo sia questo, mi ci rivedo proprio tanto in questa situazione. Hai trasferito
una parte di te dentro questo personaggio. Decisamente, devo dire decisamente, sì. Durante il laboratorio, durante la preparazione del film, a me piace molto seguire gli attori, perché faccio l'attore anche io, no? E quindi cerco di pensare un po' con la stessa testa. E, beh, entrambi sono due grandissimi performer, ballano, cantano e recitano molto bene. Matteo balla tip tap, insegna addirittura, quindi è un grande performer. E io gli dissi: quando tu arrivi nel tempio di Elicona, in mezzo alle muse, è come se tu ti trovassi in quel momento a Broadway, insieme a tutti i mostri sacri del teatro, del musical, e sei circondato finalmente da loro. E quando gli ho detto questa cosa, poi ho detto: adesso per favore facciamo la scena, la sua faccia è cambiata. E credo vagamente che lui si ritrovi in questo aspetto, non so tu che dici. Giusto un pelo, giusto un pochino. A proposito di questo, ancora una domanda prima di salutarci, sulle coreografie bellissime che sono state messe in atto per la realizzazione del film. Chi sono i ballerini, in che modo sono state preparate? Oltre ovviamente, ma sulle arie d'opera non vorrei spendere più di tanto le nostre parole oggi, perché sono sicuro che sapranno farsi largo nell'attenzione dello spettatore. Quindi volevo andare a toccare degli elementi che non fossero così immediatamente evidenti. Allora, le coreografie credo che arricchiscano molto il film, e presumo che dietro ci sia molto lavoro. Sì, rispondo io, Stefano, chiedo se vuoi, se vado io. Allora, io mi sono trovato benissimo in tutta la... Allora, intanto volevo fare una piccola premessa, perché noi parliamo di trilogia e quindi qualcuno magari si aspetta, se vedo l'ultimo capitolo poi non lo capisco, perché altrimenti non ho visto gli altri. Invece tu, che hai visto il film, secondo me, Daniele, puoi anche come dire, confermarlo: il film è strutturato apposta per essere visto anche da chi non ha potuto vedere, giustamente, teatralmente parlando, i primi due capitoli, quindi ha una sua esistenza a sé. Poi ovviamente si arricchisce di altri risvolti, di altri approfondimenti per chi aveva visto i primi due capitoli precedenti, però regge comunque. Durante l'inizio del lavoro di trilogia, con la Vestale di Elicona, ho iniziato a lavorare con la Fondazione Egri Bianco Danza, con il coreografo, quindi la Fondazione di Susanna Egri, con la coreografia di Rafael Bianco e con l'assistenza di Elena Rolla. Sono una compagnia di eccellenza a livello nazionale e internazionale, fanno delle attività incredibili, sono un corpo di ballo, io trovo, di danza contemporanea veramente spaziale, perché riescono a lavorare con il corpo, riuscendo a dar proprio a trasmettere le sensazioni che si vogliono trasmettere. Sai, quando si mette il balletto, ma nel frattempo c'è un regista, il coreografo è anche di solito un po' un regista, giustamente, no? Dei propri balletti. Quando c'è un regista che dice a un coreografo: bisogna di inserirlo in questo contesto, significa ovviamente dover mediare. Ecco, questa problematica con Raffaele io non ce l'ho mai avuto, nel senso che lui riesce a capire immediatamente il tipo di sensazione che io voglio andare a ricreare sulla scena o sul set, e costruisce le coreografie, riuscendo addirittura a toccare dei linguaggi, a sublimare ancora di più le mie richieste attraverso movimenti ancora diversi. Abbiamo deciso con lui di fare un lavoro sul linguaggio. I ballerini si comportano, si muovono attraverso un altro alfabeto, attraverso un altro codice che utilizzano, e quindi da subito, dall'ouverture iniziale, durante i titoli di testa, si capisce che ci sarà un codice diverso. Poi i costumi di Agostino Porchietto, che è un mago, e il set allestito anche da Francesco Boerio, che è il nostro scenografo, hanno creato delle situazioni e anche dei contesti, appunto, come dicevo, dal punto di vista dei costumi, degli abiti che indossano, tali per cui la coreografia ha raggiunto, secondo me, dei picchi incredibilmente toccanti. Quindi si è riuscito a lavorare su più livelli contemporaneamente: il racconto fatto dagli attori, la musica e tutto un altro codice inserito dai ballerini e dal movimento. E questo credo sia il sogno un po' di tutti i registi che mettono insieme uno spettacolo, un film musicale come questo. Infatti voglio invitare gli spettatori ad apprezzare anche la complessità e la cura produttiva di questo film, che è un film produttivamente molto impegnativo. È evidente
guardandolo, e questo impegno si riflette in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi elementi: la scenografia, i costumi, le coreografie estremamente curate, tutti questi elementi concorrono, diciamo, all'efficacia complessiva. Vi invito a apprezzare questo sforzo non banale di allestire una produzione così complessa. Vi ringrazio tutti molto della partecipazione a questa chiacchierata. Rinnovo l'invito a guardare l'Anfora di Clio sulla nostra piattaforma MyMovies a partire dal 24 novembre alle ore 14, e per 48 ore il film sarà disponibile. Ringrazio molto Massimo Lapucci, segretario generale della Fondazione CRT, Stefano Giacomelli, direttore dell'Accademia Perosi, ovviamente Mario Acampa, autore e regista dell'Anfora di Clio, e i tre attori, interpreti che hanno partecipato a questa chiacchierata: Benedetta Mazza, Miriam Schiavello, Matteo Sala. Ringrazio anche Laura Opaglio, che è stata con noi durante questa chiacchierata, per rappresentare anche lei la Fondazione CRT. Viva l'Anfora di Clio, grazie di partecipare al Torino Film Festival di quest'anno. A presto e grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie.